Buongiorno. Il DDL della scuola è stato definitivamente approvato in Parlamento. Manca solo la firma del Capo dello Stato. Ed è a lui che si rivolgono gli insegnanti contrari a questa riforma per chiedere di non firmare questa legge ritenuta anticostituzionale. E ora le prime reazioni sindacali. Quella approvata oggi in via definitiva dall'Aula di Montecitorio è una riforma contro l'istruzione, imposta con arroganza da un unico partito, che ha soltanto finto di ascoltare, ma in realtà è rimasto sordo per mesi, al coro unanime di protesta sollevato da tutto il mondo della scuola. E si tratta dello stesso partito che durante il governo Berlusconi era sceso in piazza per contestare l'ex ministro Gelmini, affermando che la scuola era un bene comune e che quindi la riforma doveva essere condivisa. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta lo che è incassato alla Camera dal DDL Scuola. Non era mai accaduto finora in Italia che un partito consumasse uno strappo così profondo e irreparabile con il mondo della scuola, provocando una frattura netta tra la politica e il paese del reale. Prima o poi, incalza il coordinatore della Gilda, i cittadini che lavorano nella scuola eserciteranno il loro diritto di voto e presenteranno il conto a questa casta politica. Renzi, che non è stato eletto, e Giannini, sfiduciata alle europee e passata poi al PD, pur di restare a Viale Trastevere, sono intervenuti a gamba tesa in un settore importante come la scuola, ignorando chi la scuola la vive e la fa ogni giorno. Ecco perché, conclude Di Meglio, l'avvio del prossimo anno scolastico sarà, a dir poco, tumultuoso. Dura anche la reazione degli altri sindacati, CGL, CISL, UIL e SNAS. La linea a Irene Anastasi per le ultime news. Nonostante i dissensi del mondo scolastico, la riforma viene approvata alla Camera. Scioperi e mobilitazioni non hanno fermato il governo Renzi, che, indifferente alle richieste dei docenti, sancisce un DDL antidemocratico ed anticostituzionale. Deportazione di massa. I docenti non potranno più scegliere la provincia dove lavorare, ma per diventare di ruolo verranno assoldati in qualsiasi città d'Italia. Sarà una vera e propria deportazione di massa. Renzi, con la sua riforma, ottiene il suo obiettivo, la distruzione della scuola pubblica. Buona scuola nei tribunali. La riforma, approvata con il dissenso dell'intera scuola pubblica, uscirà da Montecitorio per entrare nelle aule dei tribunali. Si parla di oltre 50.000 ricorsi contro il DDL. Il governo dovrà ancora fare i conti con il mondo della scuola, assumendosi le conseguenze del caso.